chiarezza su un po' di confusione che potrebbe essere sorta, potrebbe essere anche così, non è stata da noi in maniera chiara illustrata. È un decreto legge che la Lega ha recepito e che va applicato per gli abbonati, diciamo, del calcio televisivo e di tutte le altre società quando vogliono fare un abbonamento, e soprattutto va diciamo messa a disposizione delle squadre o delle società avversarie quando chiederemo di seguire il giudizio di trasferta. Questo è il concetto della terza. Adesso Leandro vi parlerà in maniera anche dettagliata di come deve essere fatta, perché è una cosa molto semplice, è una cosa che va scaricata sul sito, quindi è un modulo che adesso illustrerà. Quindi capirete che è una cosa molto semplice e molto veloce. Chiaramente noi ci terremo a avere tante teste di tifoso, non per quanto riguarda il discorso delle leggi, non delle leggi, che sono cose che con lo sport hanno poco a che vedere, quanto per avere la possibilità di avere un bel seguito quando andiamo in trasferta, un bel seguito di tifosi come eravamo l'anno scorso, che non avevamo la testa del tifoso, e andare veramente col messaggio giusto, magari anche con l'amorosa o con il compagno o con la famiglia, in maniera molto tranquilla, perché deve essere una domenica di sport. Quindi Leandro, se vuoi così in maniera sintetica buscare un attimino il procedimento e poi vedremo anche un po' la cosa. Allora, innanzitutto la tessera del tifoso dobbiamo capirla che è una tessera quando siamo schedati tutti quanti. In questo momento sanno che siamo qua, quindi la schedatura è una cosa così. Però per normative e per ordini dei superiori dell'osservatorio e quant'altro c'è da fare. Lo scopo da quest'anno, l'anno scorso è diverso, da quest'anno per chi vuole andare a seguire la squadra in trasferta dovrà avere la tessera del tifoso per accedere in qualsiasi settore dello stadio. Qualcuno mi dirà anche che siamo liberi cittadini, ed è giusto, siamo liberi cittadini, ognuno può girare per l'Italia senza essere schedato. Per evitare problemi, sembra che l'intesa, il protocollo di intesa fatto con la Lega e la Questura, il Ministero, sia quello di adoperare gli stadi tutte le società, in base alle disposizioni delle varie questure degli luoghi, di un numero X per quelli che non hanno la tessera del tifoso. Quindi anche noi dovremmo avere uno spazio all'interno dello stadio dove, se arriveranno delle famiglie o delle persone normali per voler vedere la partita, le daremo un tot di posti. Finiti quei biglietti non c'è più possibilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho fatto un esempio, io ho fatto un esempio alla questione di un incontro San Bonifacese, Treviso San Bonifacese. I biglietti per la partita Treviso San Bonifacese saranno venduti esclusivamente ai residenti in provincia di Treviso. Per quelli che hanno la tessera del tifoso non ci sono, possono essere anche dei qualitativi, non ci sono problemi. Ma giustamente potrebbero esserci dei tifosi non fidelizzati, che li chiamano, da Verona, quindi San Bonifacio, provincia di Verona, che vogliono seguire la San Bonifacese. Per quelli noi riserveremo un X posti allo stadio. La nostra idea è quella, e che presumo che il 99% anche la questura di Treviso accetterà, è quella: la curva per gli ospiti resterà comunque sempre per tutti i tifosi con la testa, che avranno in possesso della tessera del tifoso,
che vogliono accedere in Google. Questo è un problema. È lì, sempre sotto le ossa. Mentre per quelli non fidelizzati, un X numero di biglietti che saranno messi in vendita, una volta chiuso quello, non ci saranno più posti. Quindi uno parte da Verona, se ha il biglietto già comprato, acquistato, oppure viene qua e abbiamo 20, 25, 30 posti per questi, fino al trentesimo biglietto, dopodiché si chiude. Quindi non si può più entrare. E saranno messi nella tribuna laterale dove c'è la sala boss. Dove c'è? La sala boss. Diciamo dove c'è la regia della questura. La regia la chiamavano la boss. Perché si andava a fare le riunioni di pre-partito. Adesso non è più obbligatorio. Però fianco alla tribuna. Per il fianco. Quindi il numero sarà limitato. Questo è in generale quello che succederà. Quindi saranno presi, e la stessa cosa quando noi andremo a San Bonifacio. Se andiamo in Lombardia, il discorso cambia, perché allora in Lombardia, Propatria, abbiamo Monza, che non è più nel Veneto, allora ci sarà il contrario, tutti quelli che sono residenti nel Veneto possono andare anche senza tessera del tifoso a Monza, però bisogna vedere quanti posti mette a disposizione la questura di Monza per le partite, per gli ospiti. Possono essere 100, possono essere 40, possono essere 5. Queste sono disposizioni del Ministero, in collaborazione con le questure del posto, naturalmente. E per sapere la quantità dei quanti bisogna... Allora, noi intanto per sapere quanti tifosi possono andare in trasferta per quelli non in possesso della tessera del tifoso, oggi sono usciti i gironi, ieri sera, e in settimana prossima io farò un giro di telefonate e vi farò mandare tutte quante le disposizioni delle altre questure, in modo tale che poi nel nostro sito comunicheremo, e alla stampa naturalmente, comunicheremo i vari società quanti posti hanno messo a disposizione per i non fidelizzati, cioè per quelli che non hanno la tessera di fondo. Domande? Quindi mettiamo il diritto alla X per Treviso. Potrebbero essere 25-30. Ma devono essere ancora, ci vuole ancora il libro della... Allora, 25, aspettavamo l'uscita dei gironi per capire, perché in questo caso, secondo le mie idee o le mie sensazioni, avremo due o tre partite a rischio, che sicuramente si dichiarano a rischio, quindi non c'è neanche una, però padre dice così, non posso fare diversamente. Quelle due o tre partite saranno prese magari nelle misure diverse, però per quanto riguarda tutto il resto sarà sicuramente 25-30 posti disponibili per le squadre avversarie. La San Bonifacese ci avrà 10 persone e tanto. Sant'Arcangelo, poi cosa c'è? C'è niente, quindi problemi non ce ne sono. Potrebbero anche 10, Casa Grande. Per questo girone possiamo mettere anche 100 biglietti per i non fidelizzati e per le altre partite a rischio magari mettiamo 20. Dipende. Oggi è uscito il girone, la settimana prossima faremo il sondaggio con tutte le altre società, lo comunicheremo ai tifosi e in base a quello anche noi ci faremo sentire a livello di questura che non ci siano troppe disparità tra le poi altre società, perché se a Mantova dicono a noi da Treviso possono avere anche 200 persone, non ci fa paura, e non vedo motivo perché a Treviso non possono avere altri 200, poi da Mantova, ciò si è reso l'idea. Quindi aspettiamo prima di facciarci la testa, cerchiamo di romperla. Altre? L'ultima cosa, poi lascio la parola al Presidente. Per quanto riguarda questo, se gentilmente
andate sul nostro sito internet, troverete tutta la documentazione necessaria, che è la richiesta per la questura di Treviso e che è la richiesta per la famosa tessera del tifoso, una fotografia, fotocopie di documenti, quelle cose là, lo trovate tutto nel nostro sito internet. Chi lo può scaricare, chi lo vuole combinare direttamente col computer e poi viene, lo sottoscrive, quindi c'è, e consegnarlo, scusa, consegnarlo in sede? Solo ed esclusivamente a casa Treviso. Non andate in nessuna parte perché nessuno riceve. Noi siamo da tramite, questura e fin presto di Milano per l'emissione fisica. Una cosa, siccome siamo noi in Italia, più presto possibile, insomma, di più ancora, allora noi andremo a dialogare con la questura, perché molto probabilmente non ce l'avremo la tessera del tifoso, ma chi ha fatto la richiesta e che quindi noi abbiamo l'ok dall'osservatorio, dal centro meccanografico di Napoli, del ministero, siamo a posto. Allora andrò a chiedere alla questura se con questo, in attesa della tessera del tifoso, posso mettere l'abbonamento. Mi auguro che siano così bravi per dirmi di sì. Scusa, io presumo, se sono come gli altri anni, ci vuole un anno per avere la tessera del tifoso. Partiti in casa non serve la tessera, però, come ha detto sempre. La tessera del tifoso è l'abbonamento. Serve per l'abbonamento. Perché tu con l'abbonamento, al tuo nome, vuol dire che sei a posto e devi presentarti con un documento di identità. Allora, qui stiamo installando i tornelli, i palmari. Quindi, oggi finisco, stasera faremo le prove. Avremo il primo prefiltraggio, quindi si deve presentare l'abbonamento e il documento, o biglietto e il documento, e abbiamo il prefiltraggio, come quando eravate in Serie A. Io non c'ero, ma penso che sia uguale. Dopodiché alle porte presentate il biglietto e ve lo leggono col palmare. Entrate. Io alla fine della partita, sicuramente almeno le prime partite, la questura dirà: casa grande, dammi la lista di tutti gli ingressi. E trick, e viene fuori tutti i presenti. Per quanto riguarda i giornalisti, visti che ci siamo e che qualcuno mi è venuto in mente adesso, che l'altra volta c'è stato uno dei giornalisti. Tu la tu sei?